Buongiorno ragazzi, ebbene sì, questa mattina andremo ad installare questo car tablet della Dasaida modello Vivid con schermo da 12 pollici orientabile sulla Nissan Micra K14 di mio figlio. Facciamo un altro regalino, Allora, prima di installare il tablet andiamo a vedere l'unboxing del prodotto, vediamo cosa contiene. Andiamo? Al termine del video troverete un'altra scheda divisa in categorie dove a fianco ho inserito un punteggio. Quel punteggio non è altro che il frutto dei test eseguiti su questo car tablet. Allora, eccoci qua. Andiamo a vedere il contenuto di questa bestia. Libretto di uso e manutenzione chiaramente in inglese, ma è talmente semplice che si capisce, ragazzi. Insomma, c'è tutto. E poi c'è questo tagliandino che sarebbe il prodotto di qualità dove è stato testato prima di spedire il prodotto. E questo lo rimettiamo a posto perché non ci serve. Poi andiamo a vedere l'imballaggio. Allora, qui ha lo schermo, orientabile, poiché si collega tramite questa staffa dietro alla parte principale del tablet. Poi andiamo a vedere, mettiamo qua sopra, ok. Questa è la parte dell'imballaggio. Ok, e qui ci sono allora le gavetterie e diciamo la parte principale del tablet. Allora, questo che contiene, questi dovrebbero essere, se non erro, gli adattatori per installare questo car tablet sulla nostra Nissan Micra K14. E infatti sono le mascherine per poter adattare questo car tablet sulla Micra con relativi supporti vidi e quant'altro. Poi andremo a vedere tutto nello specifico, ragazzi, speriamo di riuscire a montare questo tablet. Poi qui abbiamo le cavetterie necessarie per poter altre staffe per poter installare questo car tablet Viti Vitarelle. Sembra un tablet dell'IKEA. Allora, qui poi ci sono gli spinotti necessari per il cablaggio. Ok, poi da quest'altra parte abbiamo il modulo DAB con relativa antenna se tante volte non fosse presente sulla vostra autovettura, e chiaramente l'adattatore per collegarlo dietro al tablet stesso. Questo, se non erro, è il modulo dedicato, non è un modulo USB, praticamente ha l'attacco per l'antenna e la spinotteria che praticamente poi va collegato dietro alla Dasaida. Ma meglio di niente. Poi qui abbiamo gli altri cavi con il CAN bus già installato. Eccoli qui, per poter collegare il tutto, quindi gli spinotti. Andremo a vedere poi quali dovremmo utilizzare su questo modello della Nissan Micra. E poi questo è il modulo CAN bus e ci sono gli RCA delle telecamere. Ok,
sembra che c'è tutto. Questo è l'adattatore per recuperare la presa USB che la Migra ha vicino al cambio, praticamente proprio davanti al cambio. Poi che altro abbiamo qua? Altra serie di cavetterie. Allora, qui abbiamo il microfono esterno, se vogliamo utilizzare il microfono esterno e non quello integrato. Abbiamo l'antenna GPS, se la nostra Nissan Migra ne dovesse essere sprovvista, praticamente se non ha l'antenna sul tettino, possiamo utilizzare questa qui che è adesiva, praticamente alla base adesiva. E poi abbiamo quest'altra serie di cavetterie. Questo con lo spinotto marrone è sempre per le telecamere, per recuperare le telecamere. Poi abbiamo quest'altro spinotto che praticamente serve per l'impianto Bose, per chi ha l'impianto Bose, per recuperare gli amplificatori e il subwoofer. Poi, ma quanta roba c'è? Questo è il terzo adattatore per la presa USB, quindi una terza presa USB. E questo è l'adattatore per, come dicevo, per le altre due USB. Praticamente due più una, sono tre prese USB più un'uscita AUX. Ok? E poi c'è l'antennina del wifi da attaccare dietro al tablet. Mi sembra che ci sia tutto. E poi questo è la base del tablet, questo mattone qua, che va inserito al posto del connect e non c'è più niente dentro. Vedete, qui c'ha praticamente la base dove va attaccata e dove va attaccato lo schermo ed è orientabile. Questo, diciamo, si alza, si abbassa e si inclina a destra, a sinistra e viceversa, vedete? E dietro ha tutti i connettori da collegare per recuperare il tutto sulla nostra Nissan Migra. Antenna GPS, questa è antenna WiFi, antenna GPS e tutti i vari connettori che dobbiamo andare a collegare. Allora, prima di andare a smontare il connect presente nella nostra Nissan Micra, recuperiamo gli attrezzi necessari e, come di consueto, leve in plastica, sempre, ragazzi, devono essere sempre presenti per smontare qualsiasi cosa della nostra cascai, Micra o qualsiasi altra autovettura. Io ultimamente ho acquistato anche questa calamita con LED estensibile per recuperare qualsiasi vite o vitarelle che cade all'interno del cruscotto della macchina, e la nostra cassetta USAG e gli attrezzi sempre con me per qualsiasi evenienza. Ok, questo è quanto, quello che ci serve per poter effettuare la sostituzione del nostro autoradio. Poi, come di consueto, vi lascio tutti i link nella descrizione del video necessari per acquistare il tutto, per acquistare il tablet, per acquistare la mia attrezzatura, qualsiasi cosa vorrete acquistare, vi lascio tutto nella descrizione del video. Eccoci qua, ragazzi, all'interno della Nissan Micra. La prima cosa che dobbiamo fare prima di smontare il tutto è andare a togliere questa vite qua sotto. Aprendo il cassettino porta oggetti, qui sotto c'è una vite che praticamente ha la testa, ci vuole una Torx da 20 per poterla rimuovere, ok? Proprio qua sotto, eccola qua. Oh, eccola qui. Ok?
e questa è la prima cosa che dobbiamo fare. Poi mettiamole all'interno delle vaschettine porta borracce, qui almeno non ci perdiamo nulla. E adesso andiamo a rimuovere la fascia. Bisogna rimuovere interamente questa fascia. Iniziamo da non so dove, questa è la prima volta che lo faccio, ragazzi, quindi io la cascata la conosco a memoria, questa mi ci vuole un po' di tempo, quindi non so da dove iniziare. Proviamo con quest'altra leva e iniziamo magari da sotto dove abbiamo tolto la vite. Eccolo qua. Ok, piano piano e si sgancia. Eccolo che viene via. Ok, piano. Ok, non ti innervosire. Oh, eccolo qua. Questi sono tutti i ganci presenti all'interno di questa struttura dove c'è questa vite che vi ho fatto vedere all'inizio, che va tolta. Il resto è tutto a incastro. Certo che è molto più bella, ragazzi, la rifinitura della Nissan Micra che della nostra Qashqai, è veramente carina. Vabbè, detto ciò, andiamo avanti. Una volta smontata la fascia andiamo a rimuovere queste viti, quattro viti, una qua, una là sopra e una da quella parte. Ve lo faccio vedere da vicino. Allora, una è questa, una è questa qua sopra, un'altra sta là dietro e l'altra eccola lì. Ok, a quattro viti, 1, 2, 3 e 4. E poi dovrebbe venire via tutto il mattone. Per smontare queste viti ci vuole sempre la stessa Torx da 20 che abbiamo tolto la vite sotto al cassettino. Allora, adesso in teoria dovrebbe venire fuori tutto, se non c'è qualche altra vite. No, sembra di no, ci sono solo gli incastri. Eccolo qua. Vediamo un po' da quest'altra parte. Eccolo qua. A posto. E il nostro bel mattone. Allora, però andiamo a recuperare qualcosa da mettere sotto la leva del cambio per non rovinare nulla. Una volta messo un panno in microfibra, tiriamo giù il tutto e andiamo a vedere dietro i fili. Però io più che altro lo metterei qua il panno in microfibra, visto che i fili sono corti. Adesso vi faccio vedere dietro com'è. Oh, adesso si vede sicuramente meglio, eh? Iniziamo a rimuovere i cavetti, cavo marrone, anche qui è per l'antenna DAB, poiché la N-Connecta, che è il modello di questa Nissan Micra, ha sia il GPS che il DAB, poiché il Connect ha il navigatore e radio DAB, e questo è uno. Poi andiamo a rimuovere questo, che dovrebbe essere il cavetto dell'antenna FM, e questo è il comparto radio. Poi questo blu è il cavetto dell'antenna GPS,
Poi abbiamo questo nero, che è praticamente la mini USB che porta sotto al vicino al cambio, dove c'è la presa USB. Quindi ci vuole un adattatore per andare a allungare questa presa USB che è sotto al cambio, dove c'è il cassettino e illuminato. E poi abbiamo questi due spinotti bianchi. Questo è uno e questo è l'altro. Ecco qua, e non c'è nient'altro. E questo è il vecchio connect. Quindi, ricapitolando, all'interno della Nissan Micra ci saranno solo questi connettori. Ecco qua, questo è tutto quello che dobbiamo andare poi a collegare. Ripeto, antenna GPS che dovremmo recuperare tramite l'adattatore SMA001, antenna DAB, anche qui dovremmo recuperare tramite l'adattatore SMA001, FRA/CRA, come volete chiamarlo. Questo è lo spinotto per l'antenna FM, questo è l'adattatore per per recuperare la presa USB che sta qua sotto al cassettino, e questi sono i due connettori da andare a collegare. Basta, non c'è nient'altro. Poi, una volta smontato il connect vecchio dalla Micra, vedete qui ci sono delle staffe, queste non vanno smontate poiché vengono fornite insieme al DaSide, e sono queste qui che dobbiamo andare a fissare con delle viti, tanto non ci possiamo sbagliare perché sono marchiate LR, left right, quindi non ci possiamo sbagliare, destra e sinistra. Allora, andiamo in ordine. Per fissare le staffe occorrono queste vite a croce, ok, una e due, poi ne mettiamo altre due dall'altra parte, left a sinistra, e utilizziamo le altre due vitrelle che sono presenti nel kit, queste cromate, e ne andiamo a mettere una qua sopra e una qua sotto. Ok, e poi andiamo a vedere se la distanza è giusta, se dobbiamo spostarle, posizionarle in qualche altra maniera. Una volta che abbiamo messo chiaramente anche il distanziale anteriore, e una volta messe le staffe verrà così. Questo è il frontale praticamente, e questo è il posteriore. Ok, dovrebbe in teoria essere uguale a questo qui al connect con le staffe montate. Come distanza sembrerebbe quella giusta. Ok, adesso andiamo a montare il frontalino. Allora, per montare, diciamo, il frontalino anteriore, abbiamo bisogno di tutti e due i pezzi. Allora, questo lo possiamo mettere anche dopo, perché praticamente questo va all'interno del frontalino, è fissato con quattro viti che sono interne, così. Ok. E adesso vanno messe delle viti dentro, M4, che sono presenti nella confezione. Andiamo a mettere le quattro vitarelle interne M4. Che sono queste un po' più lunghette, nere, sempre con testa a croce. Senza stringere fortissimo, ragazzi, perché è plastica. Ok, vediamo che di qua combacia, e andiamo a mettere queste altre due.
questo viene così una volta fissato. Praticamente riproduce la mascherina del connect vecchio in questa maniera. E poi adesso dobbiamo andare a mettere questa mascherina internamente e vedere adesso qual è il verso, poiché da una parte è liscia e dall'altra ha un incavo e c'è una parte più sporgente, quindi devo vedere un attimo come va sistemata. Allora, la mascherina dovrebbe venire in questa maniera una volta che è montato e fissato nell'auto, e poi davanti ci va il display collegato qui. Andiamo a vedere come sta in auto. Sono curioso di vedere se le staffe sono state inserite in maniera corretta. Quindi la mascherina davanti è l'ultima che dobbiamo andare a mettere. Le staffe sembra che vadano bene, anche la distanza sembra che sia quella esatta, e vanno in questa maniera. Vi faccio vedere da vicino. Eccolo qui, le viti vanno rimesse come stavano prima, le quattro viti, e questo ovviamente più dentro di così non va. Poi una volta che abbiamo messo questo andrà rimessa la mascherina sopra. Allora, fatto ciò, possiamo andare a collegare tutti i connettori posteriori e poi andare a fissare la base del tablet. Andiamo in ordine. Andiamo a, prima cosa, recuperare questo cavetto, ripeto, che è l'adattatore per recuperare la presa USB nel cassettino illuminato. Ok, poi qui ci mettiamo una fascetta, un po' di nastro isolante per non farlo disconnettere magari quando rimettiamo dentro il tutto. Poi questo collettore va attaccato a questo adattatore qui con lo spinotto viola e lo dobbiamo collegare a questo. Ok, e lo spinotto viola va sicuramente da qualche parte, visto che comunque, ragazzi, non ci possiamo sbagliare perché sono dedicati, vedete, dall'altra parte non entrano. E questo è la USB del cassettino illuminato. E una, andiamo a collegare gli spinottini necessari, DAB e antenna FM. Eccoli qua, in questo malloppo di fili, dove c'è anche il CAN bus, c'è il collegamento per l'antenna FM, che è questo spinotto marrone, grigio. Anche questo è dedicato, non ci possiamo sbagliare. Ok, poi per recuperare le antenne GPS e DAB ho dovuto acquistare questi adattatori Fagra SMA001 su Amazon, fortunatamente con spedizione Prime, e il giorno dopo sono arrivati, poiché mi ero dimenticato di ordinarli. Eccoli qua. Questi sono necessari per poter recuperare le antenne che abbiamo presenti sul tettuccio della macchina, sia DAB che GPS. Ok, quindi andiamo a collegare lo spinottino azzurro nello spinotto marrone DAB. Eccola qua, questa è l'antenna del DAB, che poi andiamo a collegare al modulo DAB. Poi questo azzurro è lo spinotto dell'antenna GPS e ci andiamo a collegare quest'altro adattatore. Ok, poi l'antenna GPS va collegata qui dietro, quindi l'adattatore serve per recuperare l'antenna e poi
va collegato dietro al mattone della tasaida, qui dietro, ecco qua, e questa è recuperata. Poi abbiamo questa serie di cavetteria con spinotto marrone che serve per la telecamera, ok, e va collegata qua dietro, eccolo qua, quindi spinotto marrone per recuperare le telecamere. Poi per chi vuole altre due prese USB supplementari e un'uscita AUX per collegare il microfono o qualcos'altro, può utilizzare anche quest'altro adattatore. Al limite una presa USB la può far passare dietro e metterla nel cassetto. C'è questo adattatore anche in dotazione. Io non la metto perché tanto ho la presa USB che esce sotto al cassettino, quindi me ne basta una, visto che il modulo DAB che mi è arrivato è il modello dedicato, quindi non è con attacco USB, è il DAB 003. Il modello con attacco USB è il DAB 002. Quindi andiamo a collegare anche questo. Per chi non avesse l'antenna DAB sulla propria autovettura può utilizzare questa che danno in dotazione, che è con base adesiva, ok? Visto che noi abbiamo l'antenna sul tettino, andiamo a recuperare quella. Allora, qui andiamo a collegare l'adattatore del DAB, dell'antenna DAB, dietro al modulo, in questa maniera. Ok, e poi andiamo a collegare lo spinotto in dotazione dietro al modulo DAB. Ok, e poi colleghiamo lo spinottino azzurro, vediamo dove va. Eccolo qua dietro, a posto. E questo è collegato. Poi dobbiamo andare a collegare ora i connettori, questi bianchi, che abbiamo su questo malloppo di fili dove abbiamo collegato l'antenna FM. Quindi anche su questa su questo modello, ripeto, N-Connecta, questo spinotto grande non andrà installato, poiché andranno collegati solo questi due piccolini, come accade anche sulla mia cascaia N-Connecta. Tanto anche qui, ragazzi, non ci possiamo sbagliare, perché uno è poco più grande e uno è poco più piccolo, non vanno proprio invertiti, non si possono proprio invertire. Questo è uno e questo è l'altro. Ecco qua. Ok? Questo grande rimane vuoto. Poi questo è lo spinotto di alimentazione che andiamo poi a collegare alla fine qui. Intanto adesso andiamo a collegare gli RCA per le telecamere e poi questo è il filo di massa che colleghiamo dopo. Allora, noi dobbiamo collegare per le telecamere gli RCA che escono dallo spinotto che chiaramente abbiamo collegato alla autovettura, ok? Questi qua, c'è uno spinotto giallo, uno spinotto bianco e uno spinotto rosso, e esattamente è CAM VIN, che è la telecamera della dovettura, per recuperare la telecamera della dovettura. E poi abbiamo AUX R IN e AUX L IN. Questi tre spinotti li andiamo a collegare all'adattatore con l'attacco marrone che abbiamo messo prima. Qui abbiamo questa serie di RCA e a noi interessa solamente CAM-VIN, questo spinotto, CAM-VIN, lo colleghiamo con CAM-VIN di quest'altro spinotto, così. E poi il rosso e il bianco li colleghiamo sullo spinotto rosso e bianco, così non ci sbagliamo. Eccolo qua, quindi rosso in entrata,
e bianco in entrata. Ok, AUX R in con AUX R in e AUX L in con AUX L in. Ok, questo rimane vuoto. AUX video in rimane vuoto per chi volesse collegare, non so, un'altra telecamera o qualcos'altro. E questo è per quanto riguarda la telecamera della nostra Micra. Poi vediamo cos'altro dobbiamo collegare. Il cavetto, assicuriamoci che il cavetto rosso sia collegato, altrimenti non si accende poi il tablet. Questo qui, il cavetto power F va collegato con F1, ok? Questo va collegato insieme, altrimenti non si accende il tablet, ragazzi. Quindi quando installate questo tablet assicuratevi che sono collegati. Poi c'è la presa per l'antenna e la andiamo a collegare. Ok, poi è rimasta l'antenna del wifi, eccola qui, che va collegata. Iago! Ehi! E poi andiamo a collegare per ultimo il cavetto di alimentazione vicino al fusibile. Eccolo qua. Ok, assicuriamoci che abbia fatto lo scattino e poi non c'è nient'altro da collegare. Adesso diamo una sistemata a tutti i fili con qualche fascetta, rimettiamo dentro il tutto, lasciamo il cavo di massa fuori che andremo a collegare su una delle dei bulloncini. Allora, al lavoro terminato, la nostra cavetteria verrà così sistemata, ragazzi. Un po' di fascette, vedete, del nastro isolante per fissare i connettori RCA e gli spinotti USB, sia questo con l'adattatore sia da quest'altra parte, in modo che così siamo sicuri che non si scolleghino. Sapete che c'è, ragazzi, che poi alla fine io l'ho collegato quest'altro spinotto per altre due USB, ne recupero una sola, eccola qui, l'ho fatta passare nel cassettino, c'è la possibilità, ragazzi, mettiamola, tanto non ci costa nulla, facciamo passare qua dentro al cruscotto e riesce nel cassettino. Ce l'abbiamo, non vedo perché non dobbiamo utilizzarlo. Siamo al completo, ho collegato proprio tutto quello che c'era da collegare, a parte questo adattatore che serve per chi ha la Micra Tecna con l'impianto Bose, poiché necessita di questo adattatore più un altro adattatore che io non ho presente nel kit per poter recuperare l'impianto Bose. Praticamente questo è una parte dell'adattatore che va collegato dietro al Dasaita e poi l'altra parte di adattatore ponticella lo spinotto di alimentazione e praticamente escono altri RCA maschi che andranno collegati a questi RCA femmine per poter recuperare tutti gli altoparlanti, il subwoofer e quant'altro presente. Ok? Io non lo metto perché non ho l'impianto Bose. Per chi volesse utilizzare un subwoofer attivo come ho fatto io sulla mia Qashqai, può utilizzare questo adattatore, poiché c'è l'uscita audio per andare a collegare un subwoofer attivo da poter mettere sotto al sedile o dove volete, insomma. Ok, con questi due RCA, sub 1, denominati sub 1 e sub 2, e abbiamo collegato il tutto, rimane fuori solo praticamente il cavetto di massa che collegheremo poi alla fine. Allora, piano piano mandiamo dentro tutti i cavetti. Sì, soltanto che sta un attimo al contrario. Sembrava strano. Andiamo bene, proprio bene. Eccolo qua. Adesso va meglio. Ok.
andiamo bene dentro. Ok, oh, adesso sì, ci siamo. E questo andrebbe fissato in questa maniera. Allora, andiamo a rimettere le viti. Allora, fatto ciò, andiamo a vedere ora con la mascherina, quella che danno in dotazione, per vedere se tante volte sporge troppo o troppo poco, magari entra troppo all'interno del cruscotto, in maniera che se la misura che ho preso per fissare le staffe sia giusta. Però sono le 11:10 e quindi, ormai lo sapete bene ragazzi, è l'ora del caffettino, a fra poco. Alla nostra ragazzi, oh, diciamo che adesso va decisamente meglio, eh? Allora, questa è la fascia che abbiamo tolto, quindi andrebbe in questa maniera. Dobbiamo andare a vedere adesso l'adattatore come va messo. Allora, questo andrebbe, la parte più larga va sotto, quindi questo andrebbe messo così. E poi ci sono gli incastri laterali. Che faccio, spingo? Oh, la Madonna! Ho spinto, ma non va. C'è qualcosa che non va, non mi piace ragazzi, mi sembra troppo compresso, secondo me mi sa che deve andare un po' più dentro. Riproviamo che c'è questo adattatore. Allora, dovrebbe andare tutto insieme. Ma non va, perché... Ma non staremo a fare una cazzata? Questo... O non ci va messo questo dentro. Questo adattatore piccolino forse non va messo, perché gli fa da spessore praticamente. Vediamo un po'. Senza spessore, però si vede praticamente... così. Allora, senza spessore va. Allora ragazzi, non ce lo mettiamo questo adattatore. Se non mettiamo questo adattatore in plastica, certo, si vede un po' di luce internamente, però così è perfetto. Guardate, vedete, adesso è proprio in linea perfetta. Meglio di così non si può mettere. E poi andiamo a vedere adesso con la fascia. Ecco qua. Vabbè, ci può stare, eh? Va bene ragazzi. Allora, vediamo che esce. Sotto, ok, qua è incastrato, va incastrato, eccolo qua,
Ok, e andiamo a rimettere il bulloncino sotto vicino al cassettino, eccolo qua, a posto. Oh, è andato. E questa è la presa USB, rimane così praticamente, vedete, all'interno del cassetto. Quindi se volete collegare qualsiasi cosa c'è la possibilità. E adesso non rimane altro che andare a collegare il nostro Bear Display da 11,6 pollici. Andiamo a prendere la belva. Eccolo qui. La saita. Allora, si collega tramite questo spinottino qui dietro. Vedete, qui c'è il cavetto che va collegato poi all'interno. Queste le viti servono per la regolazione e l'inclinazione del pannello. Poi, una volta fissato, questo è orientabile. Si orienta sia a destra che a sinistra. Intanto vediamo se funziona tutto. Adesso non so per collegare questo coso come cacchio si trova a fare. Allora, togliamo il velo al nostro da saita. Accendiamo. Android 10, almeno questo funziona. Wow! Wow! Vivid! Che spettacolo, ragazzi! Sembra che funziona tutto. Andiamo a vedere le caratteristiche. Allora, modello PX6, risoluzione del display 1920x1080, ragazzi, doppio wow! Ok, sembra che funziona tutto. Non ho ancora viste. Ok, le telecamere funzionano. Allora, ragazzi, praticamente si abbassa e si alza da queste staffette qua dietro. Basta allentare le viti, svitare le viti e questo scorre in alto e in basso, se vogliamo metterlo più alto o più basso. Io l'ho abbassato già di due tacchette, vedete, perché prima andava a coprire le bocchette dell'aria. Forse così è troppo, perché mi va a coprire un po' l'aria condizionata, quindi lo rimetto come stava prima, una via di mezzo. Quindi questa la svitiamo, le due viti laterali di qua e da quest'altra parte, lo facciamo scorrere e lo fissiamo alla distanza voluta. Allora, ecco qui, l'ho riportato come stava prima, un po' più su della metà praticamente, in modo che così non va a coprire, ecco qua, non va a coprire i comandi dell'aria condizionata e le bocchette sono al limite. Penso che sia la regolazione più ottimale questa. E poi ce lo possiamo abbassare, inclinare. Penso che così vada più che bene. Ok. Allora, per permettere l'inclinazione dall'alto verso il basso, dobbiamo andare a togliere queste vitarelle qui, ragazzi, altrimenti questo non si muove, è bloccato. Quindi togliete queste due vitarelle, una da questa parte e una da questa, praticamente queste viti qui. Queste qui, dobbiamo andarle a rimuovere. Ok. Una volta che abbiamo rimosso le due viti, questo, vedete, bascula in alto e in basso. Poi, una volta che abbiamo regolato le viti in maniera personalizzata, andiamo a fissare la
diciamo la base del display con queste due viti sopra e due viti sotto. Adesso per andare a mettere queste si dovrà smadonnare un pochino. Mi fido di lei, eh? E se abbiamo un cacciavite calamitato forse ci aiuterà in maniera consistente. Sì, le viti che mantengono lo schermo sono quattro. Sono una e due superiori, sempre il numero 3 ci va, ragazzi, e poi ce ne sono altre due inferiori che vanno messe da qua sopra, però praticamente vanno inserite da qua sopra con cacciavite calamitato. Eccola qua, una sta qua e una sta da quest'altra parte. Ok, ci si passa benissimo col cacciavite, quindi vanno inserite da qua sopra, dall'alto verso il basso, tutte e quattro, sia queste superiori che queste inferiori, tutte da questo lato. Ok, una volta che abbiamo fissato le viti, questo poi non si muove più, gira lo schermo, si orienta a destra e a sinistra e alto e basso. Come lo vogliamo posizionare? Andiamo a vedere se funziona la presa USB del cassettino. USB, ok, già recuperato i brani musicali che erano all'interno della pennetta, vedete? Qui ci possiamo regolare il DSP come vogliamo, come meglio crediamo. 60, 70 Hz. Diciamo che ci siamo quasi. Ragazzi, si sente veramente bene. Ci vuole un orecchio assoluto per capire che questo Tasaida suona sicuramente meglio del vecchio Connect, ragazzi, solo avendo i due medio bassi anteriori tweeter si sente veramente veramente bene. Poteva essere altrimenti, il comparto audio ormai è super collaudato di questo Tasaida. Allora, questa è la musica che ve l'ho fatto vedere, queste sono tutte le applicazioni che abbiamo all'interno del tablet, questo è il Z-Link per connettere il tablet via CarPlay o Android Auto per chi ha Android Auto. Questo schermo è spettacolare, è qualcosa di esagerato.
Allora, la prima cosa che dovete fare una volta che avete installato il tablet, prima di andare ad impostare il menu della lingua, l'ora, la data, dovete andare nel menu impostazioni, scorrere fino a, dal menu impostazioni dobbiamo andare su auto, quindi impostazioni, auto, e da qui andiamo fino ad impostazioni di fabbrica ed entriamo con il codice 1, 2 e 6, 126 e diamo ok. Da questo menu impostazioni di fabbrica dobbiamo andare sul menu CAN bus, perché appena installiamo questo tablet, praticamente ve lo ripeto, è idoneo per più autovetture, dobbiamo andare a selezionare la marca dell'autovettura, quindi dobbiamo mettere Nissan 2013 Teana, ok, è il numero 10. Clicchiamo su questa voce. Ho sbagliato, ho messo Mazda, dov'è? Eccola qua, numero 10, Nissan 2013 Teana, ok? Dobbiamo mettere questa voce, altrimenti non ci sincronizza l'ora tra il tablet e la vettura e dà altri problemi, e tra l'altro non funzionano i comandi sul volante, poiché praticamente non è impostata nessuna vettura. Quindi ricordatevi, la prima cosa che dovete fare quando avete installato il tablet è andare su questo menu e impostare questa voce, poi fate applica e uscite. A me adesso non riavvia il tablet perché era già impostato, altrimenti vi riavvia il tablet e da quel momento in poi potete utilizzare, vedete, i tasti al volante, il più e il meno, andare avanti con le stazioni radio e tutto quanto, e sincronizzare l'ora 11.31 e 11.31 anche sulla Nissan. Poi chiaramente dovete andare ad impostare il Bluetooth, il Wi-Fi, dovete un po' impostare tutto quanto, l'account di Google, perché altrimenti non vi funziona Google Maps, non vi funzionano le applicazioni di Google, non vi funziona l'assistente, insomma è da impostare tutto quanto. Poi quello ci perdete un po' di tempo e lo fate, ragazzi. Io vi ho fatto vedere bene o male le cose essenziali che bisogna fare una volta che abbiamo installato il tablet e una volta che abbiamo acceso il tablet per andare avanti, per fare tutto il resto dopo. Quindi questa è la cosa basilare. Allora, siamo giunti al termine di questo tutorial su come andare ad installare questo prodotto della DASAITA denominato Vivid, un tablet 2DIN che può essere installato su vari tipi di autovetture tramite gli adattatori forniti. In questo caso siamo andati ad installarlo sulla nostra Nissan Micra. Ha questo display da ben 11,6 pollici, una dimensione importante, con una risoluzione di 1920x1080. Lo stesso è regolabile sia a destra che a sinistra, si alza, si abbassa, bascula, insomma come lo volete mettere. Chiaramente la dimensione è una dimensione importante, poiché 11,6 pollici non sono pochi, però vi posso garantire che una volta che è stato regolato alla perfezione non intralcia assolutamente le manovre all'interno della nostra autovettura, e devo dire che è anche un piacere utilizzare il navigatore con questo display, poiché ci distraiamo ancora di meno dalla strada, poiché rimane un po' più alzato rispetto all'attuale Connect che monta la Nissan. Detto ciò, ragazzi, noi come di consueto ci vediamo in uno dei prossimi video.
se lo stesso vi è piaciuto, quindi vi è tornato utile, potete lasciare un like, sempre cosa gradita, e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, ma soprattutto attivate la campanellina, in modo che così sarete avvisati quando pubblicherò nuovi contenuti. E all'interno del mio canale, ragazzi, come avete visto, troverete solo contenuti un po' particolari, un po' bizzarri, se vogliamo, un po' fuori dal comune. Grazie di cuore, come sempre. Ciao belli, alla prossima, statevi bene.